il Consiglio Comunale di Montanaro, la Giunta Comunale e il Sindaco affermano il proprio diniego all'allocazione nel territorio montanarese del progetto Chilometro Verde o di qualsiasi altro progetto ritenuto pericoloso per la salute della cittadinanza e impegnano la Giunta Comunale a partecipare a qualsivoglia tavolo tecnico, conferenza di servizi o simili che le superiori autorità competenti vorranno convocare al fine di tenere sotto stretto monitoraggio la situazione generale dell'ambiente montanarese. Tenuto conto che il 24 dicembre 2012 scadrà il termine che la legge prevede, seppur non perentoriamente, per la presentazione di osservazioni al progetto Chilometro Verde da parte di tutti i soggetti interessati, a presentare nei termini stabiliti e da ambienti competenti puntuali e precise osservazioni sul progetto Chilometro Verde, con particolare riferimento alla salute pubblica, riprendendo in quella sede la posizione assunta con la presente mozione. Impegnano il Consiglio Comunale a respingere varianti future al piano regolatore generale comunale propedeutici ad insediamenti potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini. Si trasmette copia della presente mozione ai competenti organi superiori. Le uniche persone a cui noi dobbiamo rendicontare sono tutti i cittadini di Montanaro, nessun altro. Per cui tutto il lavoro che è stato fatto fino ad ora, se hanno messo qualche giorno in più, può darsi. La cosa importante è che si arrivi insieme al traguardo dicendo di no a questo progetto. Io convoco ufficialmente in questa sede la Commissione 2 a porte chiuse, semplicemente per lavorare con la massima tranquillità e serenità e concentrazione per due date, per il 5 dicembre e per il 18 dicembre, entrambe per le ore 21, ci saranno chiaramente anche i tecnici del Comune, per formulare le osservazioni per il Chilometro Verde, cosa fondamentale perché dobbiamo inviarle entro il 24 dicembre, e per valutare tutti, ma dico tutti, gli altri aspetti concernenti questo argomento, per cui della ZTS a qualsiasi altro argomento che può venire in mente a ciascuno di noi, perché dobbiamo continuare a dire no a tutto ciò. Contrari? Favorevoli? Favorevoli 17, il Consiglio approva. Complimenti a tutti. Personalmente faccio i complimenti ai capigruppo per come hanno lavorato, componendo le posizioni espresse dalla maggioranza e dai due gruppi di minoranza, anche al Presidente del Consiglio e al Vicepresidente per aver coordinato questa riunione e alla segretaria per il fondamentale apporto che sicuramente ha dato. Oggi con una chiara espressione politica si sceglie di dire no al progetto Chilometro Verde, in modo chiaro e inequivocabile, esprimendo il proprio dissenso alla realizzazione di questo progetto sul nostro territorio. Ci assumiamo con il voto su questo documento un impegno ad andare dove è necessario per far valere le nostre buone ragioni, che da oggi si baseranno su questa mozione, che fin dove ci sarà concesso sarà la nostra bandiera a difesa di Montanaro. La mia non è una preventiva giustificazione, ma una chiara spiegazione. Come ben noto a tutti presenti in queste sale, anche a coloro che dicono di non sapere, non sta a noi la valutazione tecnica sulla volontà, ovvero sulla fattibilità del progetto. Essa aspetta da altri organi sovraordinati ai comuni. Ciò nonostante, la valutazione politico-amministrativa, quella sì, spetta a noi. E per questo, già oggi, in attesa che gli enti superiori preposti iniziano le procedure e ci convochino, diciamo no e ci attiviamo per la stesura di osservazioni, queste sì, dal punto di vista tecnico, precise e puntuali, che provvederemo in termini utili ad inoltrare agli enti competenti. Al fine di poter esprimere in modo completo e esaustivo nelle sedi opportune le nostre perplessità sul progetto,
Prego signore Presidente del Consiglio di convocare brevissimo una riunione della seconda commissione consigliare permanente ambiente ed urbanistica, così da coinvolgere le opposizioni in una materia così importante. Ferma poi, ovviamente, la possibilità per ognuno di presentare le proprie autonome osservazioni, come previsto dalla normativa vigente. Questo in applicazione dei principi di comune e basilare democrazia, gli stessi principi che ritengo essere stati violati da alcuni comportamenti tenuti durante la riunione della commissione sopracitata del 6 novembre ultimo scorso, la quale tutto si è rivelata, tranne che una commissione così come regolamentata. Questo ad onore della trasparenza e competenza che da sempre caratterizzano questa maggioranza. Una maggioranza che non conosce discrepanze di pensiero. Una maggioranza in cui i membri hanno da sempre avuto il coraggio e l'onestà di confrontarsi su ogni tema che riguarda Montanaro, per poi esprimere, anche al termine di sentite discussioni, un parere unanime, ma soprattutto condiviso. Concetti doverosamente da precisare, non tanto per me, credetemi, non tanto per me, ma per le persone che con me da 3 anni condividono l'amministrazione di questo comune e che ringrazio per avermi sostenuto in queste ultime settimane. Ringrazio il Presidente per avermi concesso la parola e conseguentemente la possibilità di dire ufficialmente e politicamente no a chilometro verde. Un'ultima considerazione mi sia concessa, questa strettamente personale, chiedo scusa al Presidente se abuso del Consiglio Comunale. Mi è stato da sempre insegnato che chi ritiene di essere nel giusto non ha bisogno di alzare la voce e che un uomo sa e deve riconoscere i propri errori. Bene, forse il mio errore è stato quello di volermi informare dettagliatamente su quanto sta accadendo sul territorio con la fortuna di amministrare, senza prima rilasciare dichiarazioni affrettate, volte solo a fare notizia o sensazione, prendendomi agevolmente e gratuitamente del buffone e del vigliacco da alcuni dei miei concittadini, del pauroso da un giornale locale, del cagasotto da un altro, e vedendomi affiancato da un'altra testata ancora a chissà quale ore da trama politica ardita alle spalle di chi che sia. Bene, a coloro i quali, pur condividendo la mia scelta, pur affiancandomi, hanno considerato il mio atteggiamento un errore, siano essi in maggioranza, ovvero in opposizione, in consiglio o tra il pubblico, chiedo scusa. A chi non ha capito quello che ho scelto di fare, ovunque esso sieda o stia eletto, non ritengo di aver altro da dire. Grazie Presidente. 500 persone in piazza soltanto l'altra settimana per chiedere sostanzialmente questo. Sì, diciamo che il risultato raggiunto questa sera è stato frutto di un importante lavoro del Comitato Restiamo Sani, che lunedì ha chiesto e ottenuto un incontro con il sindaco e tutti i capigruppo delle forze rappresentate in consiglio comunale al fine di arrivare questa sera con non 3 mozioni con differenze di partito, ma un'unica mozione del consiglio comunale del comune di Montanaro che dichiarasse il diniego, come è stato, rispetto a quello che è l'impianto del chilometro verde sul nostro territorio. Siamo mediamente soddisfatti, anche se sappiamo benissimo che non è questa sera che si conclude la vicenda relativa alle cave Ronchi. Questo progetto è un progetto che è arrivato sulle nostre teste con le stesse modalità che abbiamo visto protagoniste negli ultimi tempi in Val Susa, senza la minima informazione da parte dei cittadini, con i comitati che si sono dovuti sobbarcare il lavoro di studio delle carte per comprendere cosa c'era effettivamente dietro a un progetto presentato in maniera così direi pittoresca, e quindi un risultato ottenuto dalla volontà dei cittadini montanaresi che hanno saputo in breve tempo mobilitarsi e ovviamente spiegare le ragioni al Consiglio Comunale del proprio no. Quindi direi che siamo abbastanza soddisfatti. Secondo lei di fatto questa presa di posizione della cittadinanza ad aver condizionato la decisione politica, oppure c'era già questa riflessione in seno alla maggioranza e all'opposizione? Ma guardi, le dirò, il discorso di un'unica mozione è partito da noi ed è stato presentato solamente lunedì, è una cosa ultima, è stata una cosa che ci è stata chiesta a gran voce dai cittadini
durante la mobilitazione di venerdì scorso, e ovviamente noi l'abbiamo raccolta perché noi comunque sentiamo anche la responsabilità di rappresentare quella che è la volontà della cittadinanza, che è già una cittadinanza che comunque negli ultimi anni è stata vittima di mille affronti, a partire dalle cave, con il discorso dello smarino, col passo indietro della Regione Piemonte per quanto riguarda la ZPS, una ferita ancora aperta, con la discarica di Regione Pozzo, dei Pogliani, che è una struttura che genera in continuazione dei problemi di tipo ambientale sui cittadini, quindi comunque il Comitato Restiamo Sani è responsabile rispetto a quelle che sono le richieste dei cittadini. Ci è stato chiesto di fare un tentativo estremo rispetto a quello che era il consiglio di questa sera, noi ci siamo assunti le nostre responsabilità e l'abbiamo fatto. Fortuna vuole che grazie anche al lavoro dei tre capigruppo siamo riusciti a ottenere quello che tutti speravano.